su questi, sui terreni sabbiosi in genere, in orticoltura in genere, uno dei grossissimi problemi che si ha è quello dei nematodi. Cioè i nematodi rappresentano per le industrie chimiche un business ciclopico. Cioè su questa zona, su questa piana di Margherita, sulle sabbie, chiunque voglia coltivare ortaggi deve prima disinfettare il terreno con una sostanza che può essere di cloro di propene o nemacur o comunque un prodotto, che hanno dei costi che si avvicinano abbondantemente oltre il migliaio di euro l'ettaro. Come dico io, se paga l'affitto ai nematodi. Strategie alternative noi le abbiamo trovate, ecco, usando come fertilizzante, ci siamo andati a procurare questo pannello di neem che ha un'azione, diciamo, abbastanza repellente sui nematodi, perché comunque il pannello contiene ancora una buona parte di olio e se non altro è un fertilizzante, perché ha un 5-6% di azoto organico. Noi lo somministriamo in dosaggi che vanno intorno ai 20 quintali l'ettaro. C'è la doppia funzione. Quindi quanto viene a costare l'ettaro? Però noi più che come fertilizzante c'è la doppia valenza. Sì, sì, no, capito. Viene a costare, noi dipende pure qua. Noi per abbattere i costi, cioè tu lo vai a comprare dalla Serbios, ti taglia le gambe, cioè costa un patrimonio. Che cosa bilico? No, noi facciamo il container dall'India. Ah, siamo arrivati tramite i rivenditori o lo usate tutti? No, no, io mi sono abbinato a uno che comprava questo pannello di Nimmi in India per uso praticamente cosmetico. Ah. Che ci si fanno i shampoo, le cose. E praticamente, praticamente siamo abbastanza molto una serie di ricerche, di cose, alla fine siamo arrivati a questo e noi facciamo direttamente dall'India questo pannello e con questo sistema riusciamo a pagarlo intorno ai 30 euro a quintale. E ne fate 20 a ettaro, ma lo facciamo quasi esclusivamente sotto serra. Quindi già così, pur essendo fertilizzante, pagate meno della disinfestazione. Sì, sì, no, ma non funziona da solo, il pannello di neem non funziona da solo. Cioè il nematode va affrontato con una strategia completa di intervento, che uno è questo di usare i fertilizzanti con queste caratteristiche. E un altro è quello di praticamente fare sovesci nel periodo estivo con rafano. Il problema grosso sta sul melone che ha una radice particolarmente appetibile al nematode e quindi innesto. Queste sono un po' tutte. Capite? Non so se vi ricordate, avevo detto l'altro giorno la differenza tra l'orticoltore biologico e l'orticoltore. Cioè, capite che creatività e competenze deve avere rispetto a un orticoltore che al limite ha la ricettina pronta, no? Ma infatti quello che dico io, la chimica in agricoltura ha creato una massa di ignoranti. Cioè gli agricoltori fino a 20-30 anni fa, scusa stiamo a foia, avevano una cultura enorme, cioè avevano delle conoscenze, un bagaglio di conoscenze veramente che gli agronomi che girano oggi li possono veramente macinare come gli pareva. È arrivata la chimica e ha distrutto tutto questo. Praticamente hanno cominciato a dire che problema c'è, questa è la soluzione, che problema c'è, questa è la soluzione. E ritorniamo al discorso di prima. L'agricoltore è diventato un esecutore passivo di quello che gli viene detto all'esterno. Invece, diciamo, l'agricoltura biologica sta cercando in qualche maniera, se fatta nella dovuta maniera, di riscoprire queste conoscenze, queste capacità. E anche di restituire un po' di dignità, diciamo. Esatto. Va bene. Va bene. Diciamo